so c'è quello che mi aspetto. Cosa? Oh, è finita. This is a mellow beat. Bella a tutti i miei slime, qui Al, bentornati nel mio canale. Eccoci qui con una nuova reaction e oggi andiamo ad ascoltare Strada Mixtape di Vettosi, ragazzo che abbiamo già avuto modo di ascoltare in Fast Life volume 4 di Guè, album che ho anche reactato, trovate il link in descrizione, e tutto sommato non mi era sembrato affatto male. È uscito questo piccolo album di 7 tracce da qualche mese, finalmente abbiamo modo di ascoltarlo, quindi direi di andare subito con la prima traccia, Nune Wake featuring Ceru 167. Ok, sound molto gangsta. Ok, sei pesante, di non parla assai, però quando faccio spanda. Sto pensando a far solo, poi di casa mi va. Smetto ogni cazzo con l'an. Perché non ne saci, non ne vedi, quando scur. Mi scete par sto, si chiamano i guardi. Io mi risposte troppo. Sparano in aria, io mi sparano a gente. Te trasano da casa, ma stevo parlando di sordo. Non stevo parlando di chiesto. Niente male come inizio, l'intera canzone secondo me è proprio tipo un perfetto mix, o almeno queste sono le vibes che io ho avuto, di Pop Smoke e 50 Cent. Questo perché la sua voce è molto profonda e ricorda quella di Pop, così come anche qualche sporca che si sente in tutta la canzone, specialmente e via dicendo. Però il beat mi ricorda molto quelli gangsta su cui appunto rappava 50 Cent. Il testo è completamente in napoletano, il che per me non è affatto male, visto che non mi dispiace. Insomma, io poi vabbè, essendo del sud, capisco bene o male tutti i dialetti, anche se non sono proprio della Campania, ma in generale questa è una cosa che so che non a tutti piace, non tutti apprezzano. Secondo me è una cosa figa, comunque il dialetto alla fine è un qualcosa che riesce a caratterizzarti da altri rapper. C'è anche da dire che c'è chi magari quando ascolta le canzoni vuole capire il testo, non è tra le mie esigenze, o almeno quando voglio fare quella roba lì mi ascolto altro, però in generale ecco, non mi dispiace. Comunque una bella intro, davvero molto cattiva. E andiamo con la seconda strada. Ok, che produzione. Va bene, bene. Pensa una vita che tu mori scivo. Caviro fuoco, mo viro l'inferno. Quando veno pierne. Carina, ci sta, non è il genere di canzoni che mi piace ascoltare o comunque cerco in un artista, però tutto sommato apprezzo molto la versatilità, perché alla fine è una canzone totalmente diversa rispetto alla prima, anche se secondo me ha le stesse vibes un po' più vecchie, tipo, non lo so, 2010 per intenderci, insomma non ha proprio il sound da rapper fresco uscito nel 2020 così come ce l'hanno molti in Italia, ed è una cosa che secondo me si può apprezzare, perché ci sta, sicuramente è meglio così piuttosto che suonare un identico all'altro. Comunque non so se l'ho detto prima, nel caso mi ripeto, ma a questo punto immagino che Ceru 167 sia il produttore, diciamo il main producer magari di Vettosi, e non un rapper, anche perché non ha cantato in queste due canzoni. Che genio, eh? Comunque, terza traccia, hanno guest. Okay. Carina anche questa, un sound decisamente più dark rispetto all'altra, ma in generale il beat è abbastanza, diciamo, oscuro anche grazie ai bassi. Produzione, visto che ne stiamo in tema, di Deathboy D, che è un producer molto forte, specialmente nel napoletano, comunque nella scena campana, ma in generale ha anche produzioni con altri big della scena. Lui sicuramente su questo genere di basi ha un approccio diverso e secondo me si sente, perché direi che sono quasi perfetti e si sposano alla grande con la sua voce, quindi ci sta, non mi è dispiaciuto affatto. Andiamo con 50 colpi. 50 colpi. Oh,
Tengo una squadra fa puso sai zater 50 gol prende oh va bene pure sito quando momo vonander tutto questa shit si anda robo ver MC scampi unischi confine parla su allergici strunza te che ti sho over te scava fosse pronta parasita faccio barato c'era picciurillo bello 50 gol 50 shot di tempio mi porto con me vire stammo Vulan, mostrando buona senza una condanna. Sto cuzzazza, ori sta fra su fans. Ok. Chiamo cameriera, ringello porterà a bere. Sto cercando un bicchiere, Natalie, Flora e Sharon. Mi scordato quando in un garo non ho mai... Preciso che non sono un esperto d'armi, ma mi sa che teoricamente la Glock non ha caricatori a 50 colpi. Ma tralasciando questo piccolo dettaglio tecnico, devo dire che questa forse è quella che mi è piaciuta di più dell'intero progetto. In questo caso, ancor più di altri, si sente proprio l'influenza della più New York Drill che UK Drill, perché ripeto, la sua voce ricorda molto Pop. Ancora una volta un sacco di sporche con Who, insomma, quello che faceva Pop Smoke, e in generale lo vedo più improntato verso quel tipo di sonorità rispetto a quelle più fredde della UK Drill. Quindi, niente male, l'ho anche aggiunta alla playlist, questa carina davvero. Andiamo con la prossima, Demoni. Bello. Bello. Ok. Ma flow di 50? Ok, bello il flow. Bello. Per certi versi vi dico che forse questa è ancora più hit di 50 colpi, o almeno mi è piaciuta di più, ma perché c'è anche quella musicalità che ha più l'impronta di canzone piuttosto che pezzo. Per rimanere in tema dell'influenza di 50 Cent, qui l'ho sentita davvero parecchio, soprattutto nel ritornello che mi ricorda tantissimo una sua canzone o comunque un suo flow tratto da qualche pezzo, solo che il nome del pezzo chiaramente non mi viene, ma ve lo giuro che è quello. Bella, bella, mi è piaciuta questa, davvero carina, forse è questa la migliore, davvero. Andiamo con la prossima, che Kumonat. Ma voi tu mi hai pigliato, merite se diverso non devo perdere in da strada. Aru viena, aru vai, perché io fai, io non parlo, lo faccio, io sai. Mamma mia. Ad ogni costo, essere chi sono a tutto cose sono disposto. Che... Okay. Quando pensi che già fai, trova forza e vai. Merite posa Glock con l'extendor in armadio. Forse sono introverso e tu non si fatto per bello. Questo. Che mi fa sta buona, che mi piglia rindo coro, rindo lieta nata ancora. Occhio sordo verde e blu fra come Monopoli. Va bene. Fermo, aspetta, mi rimpianto. Oh, questo è 50, ragazzi. Anche a sto giro devo dire hit, e soprattutto sono un sacco sorpreso perché ho l'impressione che questa seconda parte dell'album, vabbè chiamiamola parte, alla fine sono 7 tracce totali, però queste 3 canzoni che abbiamo appena finito di ascoltare le reputo totalmente sopra alle 3 precedenti, ovvero le prime 3, cioè veramente mi hanno impressionato e lo ripeterò 53 volte, ma ancora una volta la sua influenza tra Pop e 50 Cent che si mischia col napoletano secondo me crea proprio un immaginario molto figo, mi sta piacendo parecchio. Direi finiamo con 17 anni e poi tiriamo le somme finali. Brillo proprio come fa l'IP, Champions League, prima classe, prima serie B, 17 anni che parlo, okay. Contratto in una minaccia, frena visto, sto tutti in luce fra black out, turno mi moto. Difetti che butto in caso un gleal, ma c'è un barata non morfi di lati. Caso di un cero, 1, 6, 7, voglio ricciarmi l'amico di parlo quando voglio non mi faccio problemi, sono diventata una 30 che la un paese. Due pezzi, due feri, io so c'è quello che mi aspetta. Cosa? Oh, è finita. Ci sono rimasto di merda, ora mi incazzo, perché un minutino, cioè non me l'aspettavo così corta, io mi stavo pompando. Questa, ve lo dico ancora una volta, che forse sulla carta era veramente la migliore dell'album, perché dura un minuto, ma che cazzo di minuto di fuoco. Ancora una volta, traccia molto influenzata dallo stile di Pop e in generale dalla drill di Brooklyn, insomma. Che dire dell'intero progetto? Un attimo che finisco, l'aggiungo alla playlist, che ce l'ho qua, perfetto, ho fatto. È davvero interessante.
interessante, perché mi è piaciuto. È partito un po' piano, di traccia in traccia secondo me è migliorato un casino, e queste quattro ultime tracce sono le mie preferite, anche le quattro che ho aggiunto, davvero tutte e quattro, alla playlist. Quindi nel complesso il progetto mi è assolutamente piaciuto, lo reputo un giovane interessante, perché a differenza di molti altri non è che prende e copia lo stile appunto americano, lo stile di pop, lo stile di 50, però ripeto, anche il minestrone, chiamiamolo così, che fa col napoletano e con il suo immaginario, secondo me è interessante. Voi cosa ne pensate? L'album vi è piaciuto? L'avevate già ascoltato quando è uscito? O vi siete ridotti solo adesso con me? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti, anche se avete una traccia preferita. Se il video vi è piaciuto vi invito a lasciare un mi piace, nel caso in cui non lo foste iscrivetevi al canale, se lo siete già attivate la campanellina, così non vi perdete ogni notifica di qualsiasi cosa carico qui sopra. Condividete questo video con quanta più gente volete e potete. Noi ci vediamo ad un prossimo slat.